Se non è corsa contro il tempo, poco ci manca. La Napoli Servizi sta lavorando giorno e notte, anzi solo giorno perché il turno di notte costa troppo, per rendere le tormentate strade del capoluogo Partenopeo percorribili dai ciclisti. Grazie. La tappa napoletana del Giro d'Italia che aprirà la competizione ciclistica è imminente, praticamente questione di ore. E il percorso che parte da Piazza Vittoria per salire lungo le colline di Posillipo è un cantiere a cielo aperto. Da Palazzo San Giacomo però c'è ottimismo. Procede tutto secondo i piani, afferma l'assessore allo sport Pina Tommasielli, che sottolinea l'importanza di questo evento per tutta la città. Napoli è pronta all'evento, nonostante le mille difficoltà stiamo lavorando sulle buche, stiamo ottimizzando il percorso e eh, oggi ci sarà l'ordinanza eh, eh, dove diremo appunto quali sono le limitazioni eh, e i sacrifici, qualche sacrificio che per qualche ora per la verità chiederemo ai napoletani perché si tratta di un evento anch'esso importantissimo, siamo in collegamento con 170 paesi nel mondo, grande attenzione mediatica sulla città e siamo certi che Napoli sarà ancora una volta all'altezza di questo grande evento. Il percorso è eh, si, eh, partenza quindi dal, dal Lungomare Caracciolo, dopodiché eh, si sale per via, via Posillipo e poi si scende per via Bocca via Petrarca, via Boccaccio, questo verrà fatto mi pare cinque volte e quindi eh, voglio dire è un percorso eh, tutto sommato concentrato ma che sicuramente sarà eh, opportuno per mettere in mostra la parte più bella della città.